Donare un sorriso, assaporando l'ebbrezza del volo a chi è meno fortunato, è stato l'obiettivo che si sono dati le associazioni del volontariato di Sauris, assieme all'Istituto Rittmeyer di Trieste, all'Unione Italiana Ciechi e alla Regione Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con lo Stato Maggiore della Difesa e lo Stato Maggiore dell'Esercito, che hanno messo a disposizione 3 elicotteri Agusta 205, del 5 Reggimento Rigel dell'Aviazione Leggera dell'Esercito di Casarsa del Friuli. Gli elicotteri hanno effettuato 3 voli dall'aeroporto di Casarsa, trasportando in tutto una quarantina di ragazzi che ad una quota di 1000 metri hanno risalito la Valle dell'Umiei, sorvolando le cime del Parco delle Dolomiti Friulane, patrimonio UNESCO. Ad attenderli, sui prati di Sauris di sopra, Cristina Cubesi, del Giardino Elfico Stellare. È un'associazione che lavora a favore dei giovani, che ha il compito di fornire nuove strategie affinché i giovani possano occuparsi della natura, della terra. Era presente anche il colonnello pilota in ausiliaria Riccardo Scarsella, che da diversi anni coordina la manifestazione, giunta alla 13ª edizione. Come hai visto, i bambini che scendono da un velivolo militare, dopo aver fatto 25 minuti di volo, sono entusiasti, quindi rimane un segno indelebile di quella che è un'esperienza unica. Erano presenti tra le autorità il sindaco di Sauris, Hermes Petris, e il vicepresidente del Consiglio regionale, Stefano Mazzolini. Per il prossimo anno l'iniziativa sarà ripetuta in sinergia con il territorio contermine di Vigo di Cadore. Avrà la durata di una settimana e sarà tesa a valorizzare le infrastrutture militari realizzate nelle due guerre mondiali ed i tesori artistici delle chiesette di Sant'Orsola e Santa Margherita.